Salve a tutti amici di YouTube, qui MickeyPerfect96 che vi parla e benvenuti in questo nuovo video dove vi presenterò una decklist che nessuno di voi si aspettava sicuramente, e una deck profile con Stellar. Vi dico subito che questo video lo sto girando il 5 dicembre. Sì, il 5 dicembre e non so quando lo vedrete, perché sto avendo dei problemi con la linea. E non mi parte, non mi si collega, la percentuale di caricamento resta ferma e tutte queste cose qui. Il problema è che io mi scuso già col periodo di inattività che ci sarà, perché sono in arrivo delle gran verifiche, ho 2 settimane, ragazzi, che sono d'inferno, di inferno. Comunque io su Facebook, per rispondere a qualcuno, se sono anche su DN, non lo so, ci sarò. Comunque vabbè, cominciamo con la decklist, che è del Constellar. Allora, questo mazzo fino a quando è uscito l'ho sempre tenuto d'occhio, perché è sempre un mazzo che mi è particolarmente piaciuto, perché riuscivo a fare tanti Xyz insieme, tanti Xyz di ranghi diversi, e che poteva anche essere fastidioso. Poi l'ho lasciato perdere perché a quei tempi non mi ricordo cosa stavo montando, l'ho lasciato perdere anche perché era tutto di arsenale, a trovare le secret ci sarebbe voluto un botto. E comunque in un 4-4-8 l'ho finito perché comunque avevo le carte, quindi ho deciso di montarlo. Allora, partiamo con la decklist. Poi alla fine parleremo un pochettino di questo mazzo in sé per sé. Allora, 3 Pollux. 3 Pollux non differisce tanto da Castor, sì, da Castor degli Abyswarm. Quando entra normal, guadagniamo la possibilità di evocare un mostro costellazione in più in questo turno. 3 per fisso. 3 Chaos. Questa qui è la carta più forte del deck, perché praticamente può modificare il livello fino a 2 volte per turno dei nostri costellazione sul nostro terreno. Praticamente noi targettiamo un costellazione sul nostro terreno e possiamo decidere se aumentargli il livello di 1 oppure diminuirglielo di 1. Questo lo possiamo fare fino a 2 volte per turno, e questa è la grande cosa di questo mazzo. Poi abbiamo il 3x degli Algedi, che sono quasi uguali a Pollux. L'unica differenza che hanno Pollux essenzialmente da Jedi e Pollux è che questo qui si piglia Fiendish, questo qui anche se gli fai Fiendish non succede niente perché è un effetto che guadagni. Questo qui invece quando entra normal puoi, quindi se gli fai Fiendish sei fregato. Abbiamo 3x dei sombreri che rimuovono uno dal cimitero, costellazione, ce ne diamo uno in mano e poi possiamo evocare normal per questo turno. Quindi è davvero forte perché di secondo turno noi possiamo già avere due play adesso sul terreno. Quindi è abbastanza forte. Sheraton, che quando entra normal asserciamo uno. Purtroppo è un livello 3, se no era fortissimo. E Orso, perché comunque giochiamo le tanky che vanno a asserciare i Caos, e Honest, che vabbè, non c'è molto bisogno di spiegare. Poi abbiamo 3 Pod che vabbè, migliorano la mano, quindi è abbastanza buono, anche perché di speciali noi facciamo solo gli Xyz, quindi non facciamo granché di speciali. Poi gioco una carta che conoscerete sicuramente, che è il Kaiser Colosseum. Kaiser Colosseum lo gioco perché, dato che giochiamo solo un mostro con Pleiades, secondo me è fortissimo ed è davvero davvero forte in questo mazzo, secondo me. Cioè, tutti i mazzi che giocano massimo uno o due mostri sul terreno oppure che cercano di andare incontro, sta carta è troppo forte. Poi 2 tanky che serciano i Caos, 2 lance che proteggono da bottomless che rompono le palle ai Constellar. Poi vabbè, ovviamente, dato che non sempre riusciamo a fare Omega, comunque vabbè, Prison e Mirror possono rompere le scatole. Poi gioco 2 tifoni, forse a 3 prossima meta, vediamo un po' come si modifica la banned.
anche se la temo particolarmente. Poi Mind Control, che frega i mostri dell'oppo, mi piace per due motivi. Uno, perché possiamo prendere il Dixis del nostro avversario e se siamo fortunati ci riusciamo a tirare anche sopra Gaia. E secondo, dato che abbiamo Chaos, che comunque si riesce a modificare il livello e può diventare da un livello 2 a un livello 6, ecco, questo qui può essere utile per exidare in faccia un mostro dell'oppo. Però l'unico rischio è di beccare un mostro di livello 3 inferiore, che di solito in Constello non si giocano nell'extra dei mostri di rango 4, di rango 3 inferiore, perché non servono. A me piacerebbe giocare le Vhyr, per esempio, in sto mazzo, però purtroppo penso che non lo giocherò per ora. Poi Book, Darkhold e Rinforzi dell'Esercito, che Sergio il Pollux. Veniamo alle trappole, che non sono molto differenti. Abbiamo due Mirror, due Fiendish, due Prison. Queste per le due pere. Poi abbiamo i Warning, Compulsory, Bottomless Torrenziale e per finire Reborn Xyz. Da fare su play adesso è ottimo, perché dopo abbiamo già un materiale per rimbalzare in mano 1. Veniamo all'extra, che è composto da Cowboy, Mindstroke, Papillo, Dweller, Black Sheep, Paladinamo, Presepe, che si chiamerebbe in realtà Praesepe, mi lo chiamo Presepe, 2 Omega. Questi qua sono, secondo me, una carta, cioè, a dir poco fantastica, perché fanno tante di quelle schifezze quando sono sul terreno, perché è un 2-4 che se non si piglia warning è praticamente invincibile dalle retroguardie avversarie. Quindi questo qui è il mostro che, insieme a Pleiades, diciamo che rompe abbastanza i coglioni e che probabilmente ti farà chiudere, perché hai un compulsory su un 2-5, poi hai questo che ti fa da lancia. Praticamente questo qui sarebbe l'infestation pandemica degli Evisworm, che però questo qui invece di essere magia è un mostro, quindi è molto diverso. Veniamo ai rango 5, gioco Zemmaio, Volcasauro, doppio Pleiades, che non sarebbe male anche a 3, però uno non ce l'ho, ma chi se ne frega. Minimo 2, perché servono 2, cioè nel senso, praticamente, diciamo che con 2 riesco a vincere lo stesso. Se, diciamo che se mi serve il terzo, diciamo che preferisco più giocare Volcasauro oppure Zemmaio, che comunque chiudono lo stesso. Questo qui praticamente dice che in un qualsiasi turno possiamo staccare uno e rimbalziamo uno sul terreno. Ed è un 2-5 che, se parte anche nel turno dell'op, è davvero fastidioso, perché anche su un mostro che lui setta, magari glielo rimbalzi, rompe la spalla lo stesso, è veramente fortissimo. Poi, come ultimi due Xyz, abbiamo M7, che è una specie di Drago Gaia, solamente che si tira sopra ai Constellar, e poi Drago Gaia classico, che questo qui serve a chiudere se ce n'è bisogno, ovviamente, magari quando hai finito i materiali. Bene, due considerazioni su questo deck. Allora, secondo me è un deck che, se non avesse avuto le limitazioni di tutte le trappole che c'è stata nella banda precedente, sarebbe secondo me stato T0 assoluto, perché sarebbe stato l'antimeta più forte e offensivo allo stesso tempo. Questa è la mia impressione, poi ovviamente è tutto da vedere. Ora come ora è un mazzo che, secondo me, alla banned rischia un po', perché, allora, Pleiades mettiamo subito che è un mostro sbagliato, perché avere due compulsory che puoi fare in qualsiasi turno è davvero troppo, soprattutto se abbiamo praticamente 6 carte, anzi 7, non comprendendo i sombreri, che insieme a Chaos ci fanno fare questo mostro di primo, ed è davvero troppo come cosa. Ecco, diciamo che le modalità sono veramente facili per evocare Pleiades. Ci sono almeno 10 carte che ti aiutano a fare questo: sono le Tanky, Chaos, Sombreri, tutto c'è. Diciamo che, dato che setta anche abbastanza, diciamo che questo mazzo, come mani standard, parte, se non di Pleiades, comunque parte di 7-3. Se poi in più c'è anche Pleiades, diciamo che è troppo sul serio. E io penso che, poi
credo che rischi questo mazzo. Non ha fatto moltissimo, non ha fatto quasi niente. Ha fatto qualche top rara da qualche parte, però comunque post-banned forse se non lo toccano potrebbe anche essere un buon mazzo. Quindi niente, questo è uno dei mazzi che mi sono finito, ho finito adesso. Vi dico che probabilmente lascerò perdere Bujin perché sta uscendo troppa roba e credo che sia un mazzo che raggiungerà dei costi troppo alti. Credo sarà, anzi, credo che proprio sarà il prossimo mazzo che cominceremo ad odiare perché sta uscendo tutto, sta uscendo di tutto per quel mazzo. Ho visto anche le carte che ci sono dopo Legacy of the Valiant, gli rinforzi dopo Legacy of the Valiant e veramente che sono nella busta che si chiama Primal Origin, veramente è una cosa spaventosa. E io penso veramente che non capisco dove sia il gusto di far uscire tutta questa roba. E di formare un mazzo che probabilmente insieme a GK, se non gli toccano le trappole o il necrovallo o qualcosa, veramente rischiamo di avere dei mazzi vecchi che cominciano a rifarsi vedere, senza parlare poi di Fedele della Luce, raga, perché anche lì, se l'ho provato, Fedele della Luce adesso aumentano pure i target utili, JD si cala come non so cosa. Comunque, vi consiglio questo mazzo. Allora, non avrebbe avuto molto senso fare la decklist adesso, dato che esce la banned tra qualche giorno. Comunque rimane comunque un mazzo valido per i torneini, semi, anche fine regionali oppure un po' più grossi. Se il mazzo è fatto bene, per me può dire la sua. Per gli ICS o cose così bisogna cambiare leggermente il main. Bisogna cominciare, vabbè, poi bisogna vedere il meta com'è, perché comunque siamo arrivati agli sgoccioli. Comunque è un mazzo valido, un mazzo che rompe le palle. Tutto qui. Se vi consiglio di montarlo, allora, è forte, è forte. Se volete montarvelo, potete montarlo, però sono tutte super secret di arsenale. E quindi magari potrebbe rivelarsi un po' difficile la ricerca. Comunque, l'extra è la parte un po' più difficoltosa, perché comunque sono andato a trovare due play adesso, un M7, poi anche Paladinamo, per esempio, carte che abbastanza servono in questo mazzo. Comunque, da Mickey Performance è tutto, spero che la deck vi sia piaciuta. Mi scuso vi scuso già da adesso che del periodo di pausa che sto avendo, che avrò, cioè, sto avendo adesso no, perché è da più avanti che cominceranno i casini. Poi speriamo che la connessione mi torni abbastanza bene perché veramente abito in un postaccio. Cioè non è brutto, ma è per la connessione che è un postaccio, e quindi speriamo di riuscire a caricare questo video il prima possibile. Il prossimo video sarà sicuramente quello sulla banned, dove la faremo dove ne parleremo insieme, sperando che non combinino cazzate, anche se io so già che molti dei miei mazzi verranno toccati, perché vorranno favorire sto cazzo di Bujin, anche se io ho ancora la base, però già con i Mikazuchi già mi trovo in difficoltà a far trovare questi Mikazuchi. E quindi niente. Da Mickey per 96 è tutto per il video. Per il video siamo arrivati alla fine e alla prossima. Ciao.